anno 2006. Pianeta Terra. La percentuale di monossido di carbonio è cresciuta in maniera esponenziale. La sopravvivenza della specie umana è a rischio. Si stanno studiando piani per l'evacuazione. Un equipaggio di selezionatissimi esploratori interstellari è stato incaricato di portare a termine una missione di vitale importanza. Individuare un pianeta ospitale su cui trasferire l'intero genere umano ormai a rischio di estinzione. Il nostro futuro è nelle mani di questi intrepidi astronauti. Attenzione, Enterprise. Rilevata presenza pianeta sconosciuto. Inizio sequenza scongelamento, equipaggio umanoide. Assistenti di volo, disarmare e attivare robottino. L'autopilota vi informa che abbiamo iniziato la discesa verso il pianeta. Da questo momento è vietato l'uso a bordo di telefoni cellulari, computer, compact disc e qualsiasi dispositivo elettronico. Grazie per la cortese attenzione. Primo ufficiale Enterprise, abbiamo informazioni rilevanti dal pianeta sconosciuto. L'aria è respirabile, ma i livelli di monossido di carbonio sono sopra i livelli di guardia. Beh, sono io che devo comunicare con l'Enterprise. Ti ricordo che tu sei solo un robot, uno stupido robot, mentre io sono un umanoide. Li vedi i gradi? Ti ho progettato io. Sono ingegnere positronico laureato al CEPU. 7 anni fuori corso. Ma che cavolo di umorismo ti ho impiantato? Guarda che posso spegnerti quando voglio, hai capito? Se solo mi ricordassi dove gli ho messo l'interruttore. L'aria è respirabile. Inoltre anche se... abbiamo rilevato tracce di acqua, muschi, licheni e batteri. Questo significa che siamo in presenza di forme di vita. Ah sì, bene, bravo. Ora sta a vedere che la creatura è più intelligente del creatore. Talvolta? In questo caso è certo. Guarda che ti smonta e ti rimonta immagine e somiglianza di un frullatore. E adesso che ti guardo bene, ci guadagni. Rientriamo alla base per analizzare meglio i dati. Testa di latta, mettiti qua. Mandate pure il raggio teletrasportatore. Ha progettato lei anche quello? Avete sbagliato di poco, ma avete sbagliato. Rimandate il raggio. Ci deve essere suo fratello gemello, appuntatore. Non è che per caso hai sbagliato tu le coordinate? Di sicuro la cacata l'ha fatta lui. Ah, perché parla tanto? Avete sbagliato di nuovo, ma lasciate il raggio lì dov'è che ci saltiamo dentro noi. Se no facciamo notte, in inglese Fahrenheit. Vai, vieni. Al mio tre, 1, 2, 3, vai, ciao. Sembrava uno sterco orario con la pallina, sembravo. Comandante, ma come mai non è dentro la biosfera? Perché l'aria è irrespirabile dentro la mia biosfera. Chi è entrato per ultimo? Eh? Flander! Comandante, sono entrato per fare meditazione dopo aver mangiato cavoletti di Bruxelles geneticamente modificati. Ho avuto un mezzo ictus lì dentro. Mi perdoni, se comandante. Non mi facevo una pera di Rohypnol ci lasciavo le penne. Comandante, sono molto costernato. Sono costernato, non basta dire sono costernato. Ci vuole una manifestazione concreta di costernazione. Da domani solo riso in bianco, eh? Almeno per un mese. Flander, porti al macero la mia biosfera. Purtroppo è irrecuperabile. Sarà un piacere prendere a calci questa palla di merda.
Primo ufficiale, com'è questo pianeta? Ditemi. Comandante, questo pianeta è inutile e parsimonioso. Invece, secondo me, ci sono interessanti forme di vita che andrebbero analizzate. Ma sì, ma la vita l'abbiamo trovata dappertutto. Muschi, licheni, sì. Ragnetti, bruchi, organismi monocellulari, quelle robe lì fastidiose. Brodo primordiale. Sì. E anche se si evolgono più là della moffetta non vanno. Ma sì, su. Torniamo alla base, va? Oh. Mandate il raggio teletrasportatore. Comandante, ci possiamo stringere un pochettino di più, sennò lascio le chiappe sul pianeta. Approfittiamo del raggio, abbronziamoci un po'. Flander, lei è fatto di bauxite, cosa si abbronza cosa? Vorrei farmi canna di fucile. Al massimo può diventare pistola più che canna di fucile. Dov'è il raggio? Flander, dove? Già, eccomi qua, oh, privet. Ma, Irina, che cosa fai lei qua? Doveva rimanere sull'Enterprise. Io ho 2 ore che aspetta di sopra, eh? Lavate tutte tende di Enterprise, eh? Ora io che fa? Fa ballare pupi? Ma Irina, se lei è qui, chi è rimasto sull'Enterprise? Il robottino, lui Ma il robottino di merda, pensavo che era del sopra! Ma lei non deve pensare! Lei deve seguire gli ordini! Siamo spacciati e rimarremo qui su questo pianeta, sbranati dai bruchi, licheni, bro, ma che ti viene su? Stavo anche finendo il mio sudoku facilitato, non lo potrò più finire! Io dispiaciuta, comandante! Ma non basta dire mi dispiace! Ci vuole una manifestazione concreta di dispiacimento. Molto dispiaciuta, dispiaciutissima come... Irina, le ricordo che lei è stata arruolata per sollazzare gli ufficiali, non per farsela con un robottino. Da. Da, ma non da niente, comandante. Siamo spacciati, ma perché si sono scongelati più deficienti dell'equipaggio? Perché? Non comandante, potrebbe... l'elevatore positronico mi sta segnalando che le forme vitali qui davanti a noi si stanno muovendo. Ahia. Sono numerosissime. Non mettete mano alle armi. Non preoccupi, non armi, lasciate Enterprise. Ecco, più deficiente di quello che pensassi. Sono neanche sparare ai bruchi. Comandante, non si allarmi, non sono ostili. Ma no. Sono solo molto curiosi. Ma c'è dell'intelligenza? Adesso non esageriamo, comandante. Tracce di intelligenza. Sì, un po' di più. Molto meno. No, così così. Potrebbe dare di più, ma non si impegna. È scomparso il segnale! E per forza lo sta puntando verso il primo ufficiale. Non è che possiamo pretendere. Comandante, un segnale atipico. Segnale rosso. Urina! Irina! Da, imperativo presente, da, non darà, futuro anteriore. Comandante, tenterei di stabilire un contatto con queste forme aliene. Potrebbero darci una mano a risalire sull'Enterprise. Ci penso io. Mostrerò loro il nostro elevatissimo grado di scienza, tecnologia e cultura. Li stupiremo. Forme di vita semi-intelligenti, ditemi, l'uccellino è vivo o morto? E nel suo caso è morto, comandante. Comandante, Muschi e Licheni chiedono di parlare con un interlocutore più qualificato. Ci vorrebbe un volontario. Comandante, vorrei essere io il volontario. Siamo spacciati. Comandante, le ricordo che io sono metà vesuviano e metà terrestre. Avrei detto metà demente. Ed ho insito in me la capacità di comunicare telepaticamente. Ma se deambula che è un miracolo, primo ufficiale. Ora pregherei lor signori di allontanarsi, perché fra poco espanderò la mia cappa aurea. Ho già sperimentato nella biosfera, per cui... Molto volentieri. Sto per espandere la mia cappa aurea. Sto per espandere... la mia cappa aurea a dismisura! Chi è dentro, chi fuori è fuori! È andato in trance. O è diventato un trance, adesso bisognerà verificarlo. Comandante. Sì? Sono in contatto con loro. Bene. Veniamo in pace. Questo ero capace anch'io di dirlo, senza bisogno di... Ari, 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 oh!
Ario, ario, ario! Oh, yes, yeah. Oh, yes. Basta! Siamo a un villaggio turistico? Per culattacchioni, tra l'altro? Comandante, io suggerirei di aprire un varco spazio-temporale e mostrare loro con delle immagini da dove proveniamo. Bravo. Mentre richiamo lo schermo olografico, lei spieghi a questi alieni chi siamo, comandante. Certo. Noi siamo terrestri. Uomo. Donna. Robot. Terrone. Questa che vedete è la galassia da dove noi proveniamo. E al centro si trova la Via Lattea. E dietro fra poco apparirà il nostro bellissimo pianeta, la Terra. Andiamo, Irina. Da? Da subito, adesso, eh? Scusi, ha dei problemi alle mani? No, tipo gravi impedimenti motori agli arti superiori? No, perché sono 25 minuti che digita inutilmente su quella tastiera, suppongo nel vano tentativo di prelevare denaro senza riuscirci. Ce la farà entro Natale? Glielo auguro io e tutta la fila. Grazie e buon lavoro. Vabbè, scusi, stia tranquillo, ci sono prima io davanti, quindi? Quindi se lei non ha un cazzo da fare, è un'altra questione, ha capito? Non è che possiamo stare qua tutta la mattina a aspettare uno che deve fare un prelevamento, dai! Per favore, cortesemente, glielo dico cortesemente, Può andare un passo dietro la linea gialla e non starci sopra, eh? Non schiacciare lo schermo alla linea gialla, eh? Perché la linea gialla soffre. Perché la linea gialla è un punto di fermo, non un punto di sovraccarico. Ha capito? Non le sto chiedendo chissà che cosa. Voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto. È per quello che va un passo avanti, eh? Questo allunga questo collo a brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto, eh? Cosa vive lei ancora nel giurassico, signora? Quando stiamo facendo una cosa di proprietà privata. Questa è una stanza, non è un cantiere, non è questa è non è, guardi questo modo, sta non è, Signora, non faccia l'occhio da cernia e il collo da brontosauro con uno che ha dei problemi motori alle mani e soprattutto ormai è acclarato. Siamo di fronte a un individuo che non sa né intendere né volere, capisce? Sennò siamo qua fino alla prossima Olimpiade. Ma guardi che è diventato tutto rosso e prende le malattie, sa? Lei deve assorbire tutte le energie benefiche della Luna, eh? Apra tutti i suoi chakra. Glieli apro io i chakra adesso. No, ho sbagliato la seconda volta che sbaglio, adesso se sbaglio anche la terza volta mi mangia la tessera del banco, ma sono un uomo finito. Magari, così si leva dalle palle e preleviamo noi. Telefono a casa, ma è inutile, telefono non ci sarà nessuno adesso. Ma porca di quella trova, vedi. Graziella, sei a casa? Mamma mia, mi stai salvando la vita, non so quanto sono grato che tu sia a casa in questo momento. Graziella, ascolta, e Graziella, mia suocera, è a casa. Ce la saluti molto calorosamente. Ti saluta, lei è? Giorgio Stramaroni. Giorgio Stramaroni, una persona molto... Ascoltami, Graziella, dovresti andare in camera di Gaetano
È presente Capitano Orsetto, quello con che lui ci gioca sempre, che parla sempre con lui, che per parlare con me parla attraverso di lui. Capitano Orsetto, quello che ci dorme insieme tutte le... Ce l'hai in mano? Squartalo! Dentro ci deve essere il numero di codice del bancomat. Tira via la paglia, hai trovato? Ecco, che dimmi. 5, 4, 7... No! No, Graziella, no! 5, 4 è il numero di codice segreto per vedere i porno su Sky. Guardi che lo faccio di lavoro, non è che... me ne frega. E che lavoro fa? Falegname. Graziella, ascoltami bene, in camera di Caterina. Caterina, mia figlia, la femmina, mamma mia com'è grande la bambina. Quanti figli ha? 7. Stiamo qua fino alla prossima Olimpiade, me lo dico io. Sei in camera di Caterina? Ecco, di fronte all'armadio c'è tutta la sua collezione di Barbie, la vedi? Ecco, prendi Barbie Baldracca. No, quella con le calze a rete rotte, quella è Barbie alcolista. Barbie Baldracca è quella con la minigonna vertiginosa, c'è il tatuaggio della farfalla sul gluteo. E sotto l'ombelico c'è il numero di codice. L'hai trovata? Dimmi. 1, 2, vai piano, che non ti seguo. 3, me lo metto qua. Scommetto che è 4 e 5. 4, me lo metto qua. E 5, lo metto qua sotto il cervelletto. Ciao, non ti dico niente se non mi dimentico il numero. Ciao. Una famiglia di geni. Più famosi criptologi dell'Alt'Italia. 1. Che cazzo parlo a fare con lei? Che cos'era? 2. Mia, l'altro numero te l'ho messo, l'ho già perso. 3. Provi col 4. 4. E tentiamo il 5. 5. Ma scusi lei, ma come faceva a saperlo? Piacere, Mago Merlino. Ma va? Vuol vedere la bacchetta magica? Preliev! Preliev, magari. Buoni, sì, adesso usciamo, dai, sì. Andiamo a fare un giro, dai, sì, andiamo, no? Adesso andiamo a fare un giro, non è che ti devi preoccupare, bravi, bravi, andiamo di lì, vuoi andare, andiamo, dai. Tipo, c'hai 10 euro per i cani, eh? Appena riesco a prelevare. Grazie, senti, vuoi che ti faccia un tatuaggio? Un tatuaggio? No, grazie, fallo a tua sorella il tatuaggio. È un piercing? Se non ti levi ti faccio un clistere, hai capito? Ma che belli che sono, eh? Eh sì, sono cani. Sì, lo so. Perché non le porta a casa due? Eh no, perché non ho il giardino. Che sfiga. Vuoi un Rohypnol, eh? Eh no, perché non ho il giardino. Ma voi due vi siete conosciuti a San Patrignano? Eh? Oh! Attacca! Attacca! Ma... Senta lei, scusi se mi permetto, ma lo sa che non si danno calci ai cani? Chiedo scusa, la prossima volta li darò a lei, eh? Eh no, perché non ho il giardino. Se compro una dose di eroina e mi ammazzo. Qui la venderanno, eh. Ma che belli, Ti piacciono? Scusi, ma io ci sento, Brava. Una cosa che funziona lì dentro. E no, perché non ho il giardino. Che cazzo saranno le polveri sottili? Cosa saranno? Senta, scusi, come si chiama quello riccioluto, quello? Quello riccioluto lì si chiama Bip E quello a pelo liscio? Quello a pelo liscio si chiama sì neo al carvanai. Subito qua. Chissà il cognome, A parte che non avevo finito. Scusi. Mi scusi, ma quello che zoppica, poverino, Quello che zoppica si chiama Pirla perché ha dato sotto una macchina e l'ho chiamato Pirla, hai capito? Senta, ma lei è a digiuno o a pieno regime così? Senti, sai che questo qua ha fatto anche dei concorsi? Ma va? Sì,
Vuoi che ti faccia vedere che hai fatto i concorsi? Beh, sì. Tieni gli altri cani, adesso districo, te tieni, non farli scappare. Facciamo... Vornier! Sei pronto? Vornier! Allez, cur, bravo! Slalom, bravo, slalom, no! Allez, embras! Bravo! Cur, equilibre! Bravo! Allez, cur, oba! Bravo! Cur, lévitation! Bravo! Allez, cur, saltez-vous! Allez, no! Cur, saltez-vous! Attaque! Che cazzo ridi? Eh no, perché non ho il giardino. Brava, l'hai detto. Senta, lei sta scrivendo guerra e pace? Dai. Adesso funziona, vede, ho sbagliato il bottone. Senta come girano le rotative. Rotative, cos'è? Il Corriere della Sera che viene fuori qua. Oh, dovreste farmi tutti un favore? No. Scusate, lì dietro. Allora, dovremmo fare tutti una cosa insieme. Siccome qui c'è una gazza ladra addestrata a portare via i soldi al malcapitato, ed è capitato. Ma va? Allora, per evitare che questa qui plana, agitiamo tutti le mani, questa qui si spaventa e non plana. Avanti, facciamolo. Dai, forza, tutti insieme, agitiamo le mani. Anche lei. Senta, scusi, ma agiti le braccia, che cosa le costa? Tanto la mattina è andata a puttane, no? Cosa glieli danno? Rotoloni i soldi. Questo è il servizio fai da te. Cioè? Se li tagli a casa. E conviene, scusi? Conviene, perché paga meno in committenza, essendoci un impiegato in meno, che fa questo lavoro alieno. Finito? Finito? Ecco, grazie. Ho visto che l'hai aiutato. Vada pure a casa, guarda. Ci tengo a restituire favore. Vieni, cani, devo andare a far pipì, se no... Ma io non toccare, che cosa te ne frega? Scusi lei, Scusi? Ma forse non si ricorda, ma c'ero prima io davanti a lei. Ha ragione, ma incameri l'energia di Nettuno e Plutone. Faccia un soffritto ayurvedico, liberi 2 o 3 chakra e si tolga dalle palle, va bene? Quanto ci ho impiegato? 15 secondi? Non è che bisogna stare qua tutta la mattina per prelevare del denaro. Vada via! Non lo dico le persone! Ma vada via, adesso! Guardi, chiama la polizia! Ha capito? Ha visto quello che è successo, lei ce l'ha un cerchino, si nasconde. Allora Giovanni, appena entri in questo museo, ti accoglie subito un capolavoro. Questo qua? Questo è un quadro di Braque. Braque? Siamo agli inizi del secolo scorso. Ah, una particolarità, questo quadro va visto da lontano. Ma dai! Sì. No, ma non così, è veramente lontano. Vai, allontana. Ancora di più. Perché l'artista ha lavorato sulle linee, sulle forme, sui volumi, creando una specie di illusione ottica e vuole che tu stia veramente lontano. Ma per Va retro. Quando sei nella giusta posizione, che fai? Apri e chiudi gli occhi fino a quando l'essenza del quadro stesso non ti compare dentro la pupilla, come se fosse un flash, una sorpresa. Ah, una sorpresa. E questo è un po' ciò che sta alla base del cubismo, perché questo è un quadro cubista. Poi l'altra particolarità è che l'artista ha lavorato pressoché con un colore solo e quindi... è monocromatico. Bravo, sta imparando le parole dell'arte. Quindi cubismo e monocromatismo. L'artista è Braque,
il quale insieme a Picasso agli inizi del secolo scorso ha aperto tutte le porte all'arte moderna che da lì in poi si sarebbe succeduta. Ah, dai. Oh, qua invece ci troviamo di fronte a tutt'altro stile pittorico. Certo. C'è da dire una cosa in maniera preliminare, che questo quadro va visto... Beh, da vicino. Perché soltanto un cretino si allontanerebbe per vedere questo quadro. Yeah. E questo è un quadro che va visto nella sua giusta distanza. Giusta distanza. Ecco, qual è la prima cosa che tu diresti osservando questo quadro? Che è monocromatico. Beh, no. Monocromatico no, ci sono tutti i colori, scusa. C'è tutta la tavolozza dei colori, tutte le nuance pastello ci sono. Sì, ma dico, ogni colore è monocromatico a se stesso. No. Per antonomasia dico. No, non intendevo quello. Io mi riferivo allo stile pittorico. Secondo te a quale stile pittorico appartiene? Cubista. Ma no, ma è realista, ci sono tutte le cose reali. Scusa, ma non vedi che la realtà è rappresentata in maniera oggettiva? Gli alberi sono alberi, le colline colline, certo. Il cielo è il cielo e così via, come tutte le cose. Sì, ma le case sono cubiste. No, le case sono fatte così nella vita, non è che sono fatte in modo... Le case sono cubiste per antonomasia. Ma perché usi parole che non conosci nemmeno il significato? Parla come mangi, scusa. Una cosa è certa, va visto da vicino. A meno che tu non sia un cretino, ti metta... Che cosa vuol dire? Comunque, vuol dire? Realismo e quello cubismo. Cubismo. Due cubismo. Scuole praticamente contrapposte l'una con l'altra. Intanto, bello, bello questo. Ma sei scemo, Giovanni? Sei cretino? Vacca, hai rovinato la scultura di Cristallone. Non lo sapevo. Come questa facevo? È la scultura di Cristallone. Ma se non sai neanche chi è... Ma scusa, ma questo è il maestro del distrutturalismo. Mia nonna ne ha a casa due uguali, pensavo che fosse... Ma Giovanni, ma questa non è una sedia comune. No. Questo è il concetto di sedialità che il maestro Cristalloni ha voluto rappresentare estrapolando la sedia dal contesto abituale in cui solitamente sta, in una misera cucina, ed elevandola ad universale. Non lo sapevo. Cristalloni. Cristalloni. Ti sei seduto sul concetto di Cristalloni. A parte che Cristalloni pensavo fosse uno della Lega. Io. Ma che Lega? Cristalloni insieme a Jocelyn Gaugard, alla corrente del distrutturalismo. Sì, la corrente alternata. Questo è bello. Nella sua semplicità dell'emozione. Questo è iperrealista. E se me lo concedi monocromatico. Sì. L'artista è Meteor. Meteor, già Meteor. Sentito. Meteor. Beh, è famoso. Meteor. Uno dei più... Cosa? Meteor. Questo dico. Meteor. Questo è estintore? Sì, dico, sei ispirato un estintore per... No, questo è un estintore, punto. Scusa, quella non è una sedia e questo è un estintore. Mi stupisco che tu non colga la differenza fra oggetto e sua rappresentazione, fra realtà e opera d'arte, fra immanenza e trascendenza. Ci sono voluti secoli di dibattito metafisico e ontologico attorno al concetto di rappresentabilità che l'uomo oramai ha introiettato e superato. Perdonami, caro. Ma vaffanculo. Venite, venite qua. Mettetevi di fianco a questo quadro che è considerato il capolavoro del museo. Osservatelo bene. Dopodiché, cosa ne dite? Che qualche deficiente l'ha rovinato con un taglierino. Si vede, porca vai. Ho fatto tre sbreghi, è chiaro, non c'è controllo. Poi mi indigno, ci sarà un motivo perché mi indigno. Fanno certo. Entrare chiunque, si riempiono le tasche di taglierini, fanno quello che vogliono, noi non facciamo niente. Voglio dire, un posto. Posso urlare al mondo la mia indignazione? Certo. Posso farlo? Quanta ignoranza! Bravo, quanta ignoranza ci vuole per fare una roba del genere, dai! Un minimo ma di testa! Non capisco, se tu sei ignorante, rimani nella tua ignoranza, rimani certo. nella tua mediocrità. Ma invece sei invidioso, geloso e vieni qua dove ci sono persone che comunque si vogliono evolgere. Da che lato? A destra o a sinistra si vogliono evolgere? Ma ditemi dove sbaglio! Ditemi dove sbaglio! E cosa posso fare? Ma niente, Giacomo, ma tu anzi, cavolo, ma tu sei bravissimo, sai un sacco di cose, le spieghi, avercene. Giacomino, esistono i cretini? Esistono i cretini, giusto? Sì, certo. Purtroppo sì. E sono anche molto vicini a noi. Molto più di quanto molto non si creda. Molto più di quanto non si creda, bravo. Tu non ti sottovalutare mai. Perché tu sei un diadema di questa società. Sì. È grazie a te che il mondo va avanti. Sì. È grazie a te che io oggi so qualcosa. Niente, però, questo è un altro discorso.
Ditemi almeno chi l'ha fatto. Saperlo, vedi che calci nel culo gli davamo. Se lo beccavamo mentre altro lo faceva. Mica la prima altro volta che diamo calci nel culo. Abbiamo beccato una volta uno che rigava una macchina. Ascolta questa storia. Lui l'ha preso al volo, io da dietro. Pam, pam. Tre insalate a calci nel culo. Prova a chiedergli a quello lì se ha intenzione ancora di rigare le macchine. Non lo fa più. Perché queste servono. Certo. Sì, ogni tanto serve. Ogni tanto serve, non sempre, ma ogni tanto serve. Sì. Lucio Fontana. Ah, si sa chi è, l'hanno beccato. Ah, beh, meno male, almeno uno, una volta. Allora la giustizia funziona. 10 anni gli devono dare. Ah, sì, e che cavolo. Prenderne uno per prenderne 100. Cioè, prenderne uno. Prenderne 100. Prenderne uno per prenderne 100. Cioè, voglio dire, ci sono questi 100 che camminano a stormo. Adesso, voglio dire, fra cretini si ritrovano e camminano tutti così, tutti a stormo così, come ogni tanto, come gli stormi proprio, no? Che si allargano, si stringono, no? Camminando, e danno anche fastidio da vedere, voglio dire. Poi c'è qualcuno che al centro dello stormo non riesce a respirare, ha bisogno di aria, allora si fa strada fino a che arriva nella zona limitrofa dello stormo e spinge quello che è già lì. E questo qui si perde dal gruppo e viene preso. Quindi, prenderne uno per non prenderne 99. Non credo che fosse così, però. È nato nel 1906. Un vecchio, eccolo lì. Ma porca vacca, ma lasciali lì a guardare gli scavi in strada che sono contenti. Sta lì, va la rispa che la tira su la roba, i tipi che vanno lì a operare, e lì passano il tempo e sono contenti. Ma perché li devi far venire qui che non c'è più la testa? No? Ma non lo so, voglio dire, allora se sei un vecchio perché sei tenero, hai bisogno di tutte le... No, voglio dire, no. Se tu sei un sei stato un cretino da bambino, sarai un cretino anche da vecchio. Non indicare, non è... però, voglio dire, se tu nasci torto, Giacomino, muori torto. Ancora? Se tu nasci dritto, non è detto che muori dritto, puoi anche morire torto. Non è, secondo le esperienze. Ma se nasci torto, non puoi morire dritto! E non lo dico io, lo dice un greco, la Palissian, un greco, ma proprio della Grecia proprio. È nato a Rosario in Argentina. Un extracomunitario, ma porca vacca, ma tu li accogli qua e loro non se ne fregano delle regole, non gli interessa niente, cioè a casa loro fai una roba del genere, ti taglia le mani e vai in giro così, che... e il resto della vita. E invece qua puoi fare qualcosa, perché nessuno rispetta più le regole. Ma non chiaro, solo perché glielo si lascia fare. Certo. Vuoi dire, noi siamo stati immigrati a nostra volta, e quando siamo andati a casa di queste persone ci siamo comportati in ben altro modo. E abbiamo fatto delle offerte che non potevano rifiutare. È morto nel 1968. Dopo aver regalato al nostro paese capolavori di inestimabile bellezza esposti nei musei più importanti del mondo. Dopo aver inventato lo spazialismo e i famosissimi tagli nelle tele. E voi due siete due bestie. Tu poi sei nato torto e morirai testa di cazzo. È un aggravante. Poi tu devi stare solo zitto, perché ti sei seduto anche sul concetto di fistallone. È che me lo sono dimenticato. Sei guardato un quadro normale da 3 chilometri. Ha parlato quello che non sbaglia mai. Sì, mi fai una rabbia, guarda. Sì, ma... Lo vedi che sei un cretino? Questa è la dimostrazione che sei un cretino. Bestie! Cosa tocchi? Cosa tocchi? Non c'è niente. Ma
Ma come non c'è niente? È un'opera d'arte. Lanciulata. Non l'hanno ciulata. Sei di fronte a un capolavoro di Jean Fofon. Al francese. Belga bestia. Questo è il maestro del coinvolgismo. L'artista ha messo a disposizione il suo spazio vuoto perché vuole che sia tu un fruitore a riempirlo. Cioè lui non ha fatto un cazzo, ha detto tanto la gente poi ci vede quello che vuole e io me ne lavo le mani. Possibile che non capisci che sei di fronte a un esempio di democrazia creativa? È come se l'artista, colui che sa, dicesse a te colui che non sa: Giovanni, dimmi cosa vedi. Aldo. No, l'arte non è solo pura immediatezza. Beh, guarda, l'arte, l'arte, bisogna che ci sia una riflessione intellettuale. No, dai, non fate i cretini, dai, venite, dai, venite via, dai, venite. Ma non di qua! Non di qua! Questo è lo spazio sacro e inviolabile dell'arte! Ma questo va visto da vicino o da lontano? Tu, se possibile, a furia di frequentarlo diventerai più bestia di lui. È difficile però. Ma se ti applichi ce la fai. Sì, se mi applico sì. Possibile che non capisci che hai un'opportunità incredibile. Tu che normalmente pulisci la spazzatura puoi diventare artista. Basta che tu ti lasci andare e dica che cosa vedi. Cosa vedo? Cosa vedo? Vedo, sai quando la lingua è un po' allappata? Sì. E c'è quella patina bianca. Che scivola e non scivola. Bravo. Vedo come se fosse tutto appiccicato. Un po' allappato. Ah, beh, può essere. Può essere. Ehi. Cosa ehi, fa? Ehi, vieni via di qua. Vieni via di qua. Questa è una scultura. Sì. Questa è una scultura di Zangheli. Vieni via di qua. Sì. Hai capito? Aia. Ma cosa fai qua dentro? E sono incastrato, non riesco a uscire. Ma come cazzo fai a incastrarti in una scultura? Ma che ne so, ero qui tranquillo, mi hanno spinto. Ma chi ti ha spinto? E non so, ho sentito quattro... La tua idiozia ti ha spinto. No, erano quattro persone, non le hai viste? Quattro persone, io non ho visto niente. Non le sentite? No, non le ho sentite. Vabbè, dai, aiutiamolo, spingi. Pazzo! C'ho ancora la fontanella aperta e tu ci metti tutte le quattro dita dentro. È vero, ha la testa molle. Vabbè, allora piega le orecchie e... Ma che fai? C'è la cartilagine fragile, se per così si spezza. Si spezza, se ce l'hai tutte lo però. Lo scopri adesso che hai dei problemi cerebrali questo qua. Lo so. Adesso lo scopri? Facciamo qualcosa, guarda, t'ammazzerei di vabbè, parcheggio e ci mettiamo d'accordo. Guarda che l'arte merita rispetto! Hai capito? Perché te la prendi con me? Sono scivolato su una buccia di banana. Prima hai detto che te l'avevano spinto. Signore, perché non lo incenerisci? Perché? Ma io ho capito cosa è successo. Cioè lui, avendo la testa molle, quando si mette in questa posizione le endorfine gli gonfiano la testa e non può più... Non ha endorfine, ha letame nella testa. Il letame fermenta e non può... Endorfine. Vabbè, non so, cosa facciamo? Cosa facciamo? Dai, prova a tirarlo. Tiro, cretino che non sei altro. Guarda. Vieni, dai. Ma Giovanni, vieni. Ma dai, ma che modi rozzi e trinariciuti, dai. Su. È troppo strattone. Dai. Strattone, come così, faccio? Così. Tira con Giacomino, parsimonia. Ma che c'hai? Il telefono in tasca. Giacomino, c'è il telefono in tasca. Non ho il telefono, sai che non lo uso il telefono. Allora è peggio di quello che pensavo. Vado a chiamare il custode. Aldo. Cosa? Ti sei tagliato l'orecchio, sanguigna l'orecchio. Si vede che sei sfregato contro. Aia. Ma è un po' di sangue, poca roba. Aspetta, non preoccuparti. Ma che cavolo fai? Ma neanche mia madre quando ero piccolo sputava e mi metteva la saliva. Cicatrizza! Ma che è la tua? Che è piena di batteri la tua saliva. Ma che batteri? C'è la salivazione di un varano. Ma che difficile. Che se morsica un cavallo muore di cancrena. Comunque sono preoccupato perché l'artista lavorava con materiali di recupero ferri arrugginiti, pericolo tetano. Aia. Devo fare l'antitetanica. L'antitetanica l'ho già fatta. E richiamo? Ma
che deficiente. Ti lascerei morire tra i dolori più atroci del tetano. Se non che ti sono amico e ti faccio il richiamo. Ma tira fuori la siringa del bel richiamo. C'è la siringa in tasca. Metti che mi morde un cane. Ma quella è l'antirabbia. C'ho anche l'antirabbica, ce l'ho tutte e due. Ah però, certo. Vabbè, dai, allora dai, massaggi facciamo un po' le chiappe. C'è anche l'antivarano. C'ho tutto, c'ho. Aia! Cioè, ma sei scema, cosa mi guardavi? Me l'hai fatta a me! Ma tu scusa, ti metti lì davanti, scusa! Ma non distingui il culo! Ma Giovanni, culo è culo, ma dai! Ma no, c'è culo è culo! Pensa a Dolce e Gabbana! Bella, sono diversi. Rilassati, eh! Sì. Aia! Oh. Oddio, ho sbagliato. Hai rotto dentro l'acqua? No, ho fatto l'antirabbica. Vabbè, lo facciamo mordere da un cane quando esce. Ma siete dei cretini. Ma il cane deve avere la rabbia. Quattro calci nel culo, vedi come si arrabbia, Aldo. Vado a chiamare il custode, così la smettiamo questa pagliacciata. Dai. Chiama il custode. Aspetta, che figura ci facciamo? Allora, ascoltami bene. È presente quando l'anello non esce dal dito perché il dito magari si è gonfiato, quindi l'anello non esce? Certo. No? Cosa si fa in quei casi lì? Si prende acqua e sapone e l'anello scivola via. Il sapone, è vero. È il sapone il trucco. Bella idea. Mi sembra una bella idea. Tu c'hai la schiuma da barba in tasca? Certo, metti che incontri una ragazza. E cosa le fai, la barba? Ti fai trovare preparato, scusa. Ma chi cavolo sei, età beta? Ho tutto ciò. Intanto ti tiro fuori dai guai. Un monociclo lì dentro. Bravo, cioè. Io lo sfilo io. Oh. Voilà, vai, è venuto via, che è un piacere. Bello. E siete convinti di quello che avete fatto? Cioè, non vi morde la coscienza un pochettino? Forse non abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo. Lo stai dicendo? Che senso? La testa deve uscire, non l'anello! Hai preso l'anello, ma sei un cretino! Sì, perché mi dava fastidio, l'anello, l'anello! Non ho capito. Si avvisano i gentili visitatori che la galleria chiude per il weekend. Oh, Madonna. I sistemi di allarme saranno attivati tra pochi secondi. Oddio. Ciao Aldo, Amici, aspettatemi! Vengo anch'io! Aspettatemi! Nino, cosa stai facendo? Vieni giù dalla moto. Allora, porca vacca, stai cercando di rubare la moto, Sono un collezionista. So io che cosa collezioni tu, va là. Sono un appassionato di moto d'epoca. È un bestino del 56 questo. Sì, è del 56. Ho visto che c'è la manopola originale. Lascia stare, non tirar sul gas che si ingolfa. Guarda il difetto di queste manopole, perché lei tira su sempre il gas. Ma senti, non tirare sul gas, si ingolfa. Si rovina il carburatore. Faccio così, si ingolfa. Sì. Ma sei deficiente, metti il piede sul sellino. Mi piego, ho tre vertebre schiacciate e non posso chinarmi. Vai a casa, ti fai una pera di Voltaren e sei a posto. Perché lei sa io dove abito. No, non... Ecco, è vigile. Cos'è questo chiasso nel quartiere? Guarda cosa sta facendo quello lì. Abbassiamo la voce, sono le 4 del pomeriggio. La gente ha diritto a riposare nel quartiere, stiamo calmi. Fino alle 4 si riposa, poi si può far casino, Cos'è il sindaco lei? Le fa lei le regole? No, il capo del condominio? No, però... E allora, scusi, abbassi la voce. Ha ragione, stava cercando di rubare la moto quello lì. Guardi che lei sta insinuando cose pesanti. No, adesso, l'ho beccato proprio. Adesso andiamo a verificare, stia bravo, calmo. Bravo. Allora, Mozambico? Sono un collezionista. Cosa collezioni? Avvisi di garanzia? Bravo. No, sono un appassionato di moto. Ecco, appassionati a 3 metri di distanza dalla proprietà privata, va bravo. Bene? Bravo. Controlliamo i documenti a quello lì, che quello lì fa il furbo. Cos'è? Il questore lei? Ministro degli interni, mi dai gli ordini. Ma è che quello lì stava cioè, controlliamo i documenti. Lei sta facendo delle insinuazioni pesanti, ecco, ha capito? Con la faccia che c'ha adesso, non è che ci vuol così, molto. Cosa vorrebbe dire? Che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, secondo lei? Se lo guardiamo bene in faccia, lì siamo C2 zona retrocessione. Ah,
per dire. Un razzista. Ma no, un po' di ironia, su. Ah, ironia. Controlliamo il permesso di soggiorno. Nino, dai. Oh, mi dispiace, caro signore, ma io non ce l'ho il permesso di soggiorno. Ecco lì, beccato, porti dentro. Me tappino, adesso come farò senza il permesso di soggiorno? Meno male che forse sono italiano. Ah, sì? Sono di Gela. Di Gela? Ah, di Gela. Ma dai, Gela, profondo sud, ma è chiamata Gela. Ma chiamala in Scandinavia Gela, no? Profondo sud chiamala caloria, per dire, no? Per dire la gente che c'è in quel posto lì. No? Lei mi insegna. Città di Baluba, sicuro. Mia mamma è di Gela. Ah. Io faccio sempre due settimane di vacanze a Gela. Anni. Caro il mio furbino, a Gela non si fanno vacanze, a Gela si lavora e ci si rompe i coglioni, ha capito? Fatti un po' tutte e due, mi ricordo. È sua questa moto? Eh beh, sì, è mia. Questa moto è un divieto di sosta, è sua? Sono 140 euro di contravvenzione. Perché certo il suo scarsissimo senso civico le suggerirà che i marciapiedi sono fatti per farci cagare i cani, no, dimenticherà le moto in divieto di sosta. No, era impossibilitato. 140 euro di contravvenzione. Ma guarda te. Hai visto che c'è anche una lampadina rotta qua? Bravo Congo, così mi piace. Ma che infame! Della targa infangata che non si vedono i numeri. Ma va che cioè si sta ribaltando la situazione. Cioè quello lì mi stava rubando la moto. Non alzi la voce con me, ha non alzi la voce, scusi. Sta ribaltando. Abbassi la voce con me, ha capito? È sua questa moto. Certo che è mia. È in grado di dimostrarlo? Eh sì. E allora mi mostri i documenti, su, faccia mandare le gambine, non solo quella bocca irritante, ha capito? Vengo giù, va bene. Perché lei vengo è veramente giù. Irritante. Sì, 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 vengo su, giù dai. Adesso. Ha visto che ci sono anche le gomme. Senti, Costa d'Avorio, mi hai rotto i coglioni adesso. Vuoi fare il vigile, fai il concorso, non è che mi ciuli il lavoro. E che cazzo, dai, su, camminare, dai. Faccio vedere io questo fenomeno qua adesso. Targa infangata, fanalino, divieto di sosta. Tre, qua, una... Mi creda, io non immaginavo che... Ma cos'è successo? Soffro di formicolio estremo. Cosa? Cioè faccio il riposino pomeridiano e mi si addormentano le gambe per un paio d'ore. Presente quando dorme col braccio sotto il cuscino e il braccio perde di sensibilità, no? Tu ti svegli e c'è lì il braccio e fai oddio, chi è questo qua? Chi è un pervertito? Oddio, oddio, oddio. E poi piano piano prende sensibilità e capisci che è tuo. Ecco, questo mi succede alle gambe. Potrei camminare, solo che faccio un po' fatica. Se rimango fermo è meglio, insomma. Non è che si addormentano a caso, È che mi dorme il gatto proprio qui in questa posizione, mi schiaccia le arterie femorali e... Non è un gatto normale, pesa 74 kg, Da quando l'abbiamo castrato si è scionfato fuori in una maniera esagerata. Non mangia più neanche nella sua ciotolina, no? Devo fargli un bussolotto con la carta di giornale, glielo metto direttamente in bocca e gli verso i croccantini, così. 2 chili di croccantini al giorno. Vedesse quando la fa nella sabbiera. Vengono anche da altri quartieri, risate. Bellissimo. Adesso è così grasso, praticamente non si vedono più le zampine. Cioè si vedono solo i polpastrelli con le unghiette così. E va in giro striscia così per la casa. Ogni tanto lo prendo per la coda, spazzolo il parquet così, un pochettino. Ieri l'ho lanciato, tipo curling, mia moglie davanti con la scopettina. Zona medaglia. Bel gattone. È che gli piace ancora andare sul tetto, anche in quelle condizioni. Ieri l'ho visto proprio sulle tegole così, faceva. È arrivato fino in cima. Solo che poi c'era un po' di umido, è scivolato giù come un bob a uno, velocissimo. È andato fino in cortile. C'era mica parcheggiato il Porsche Cayenne del vicino. Ha sfondato il tettuccio. Sui sedili dietro dormiva il pechinese. Ce l'ha proprio spiaccicato così. Adesso sui sedili c'è sto cane così che gli dentini messo lì così. Perché si è accorto che stava arrivando, si è girato. Ho messo 2 biglie al posto degli occhi.
Tra l'altro il padrone del Porsche mi ha anche ringraziato perché è dello stesso colore, sembra una serigrafia. Quindi sì, bello, bello, gli dicono così. È proprio un bel gattone, va là. Finito di dire cagate, eh? Se entro 3 secondi non mi dà patente e libretto, sa dove gliela stampo la serigrafia? Su quella bella faccia da furbino, dai, facciamo vedere, andare le manine, su, o ci abbiamo il formicolio estremo anche lì, dai. Fare andare su, le manine. Dai, su. Uè, San Marzano, spostati da lì, dai, su. Ehi, piano con le parole, eh. Piano con le parole. Dai. Quello lì si sdraia sulla moto. C'ho mal di schiena. C'ho mal di schiena? Allora? Allora viene uno col mal di schiena e si sdraia sulla moto. Ma cosa facciamo? Lo ammazziamo? Pena di morte? Allora passa uno col mal di denti e gli facciamo sgagnare i copertoni. Ma via. Ma cosa c'entra? Ma è una similitudine. Similitudine! No? Mi risolva questa similitudine, Giovanni Storti. Sentiamo. Residente in via Montello. Sì. Qua siamo in via Scasazza. Sì. Come mai non abbiamo fatto il cambio di residenza? Non ha fatto il tempo a fare il cambio. E come mai, signor Storti, non ha fatto in tempo? Perché gli uffici sono aperti dalle 2 alle 4, dalle 2 alle 4 io sono così e non posso andare. Purtroppo sono 220 euro di contravvenzione che 200, si aggiungono. Per colpa di questo. Certo. Ma gli ho dato un colpettino. La violenza mai, Ma mai. Non è violenza. Perché qui si passa dal civile al penale in un attimo. Ma non gli ho fatto niente. Neanche la Cirielli la tira fuori a lei. Ma non gli ho fatto niente. Ehi, guarda! Guarda! Allora, non ci vedo più. Non ci vedo più. Le ho dato un colpo qua. C'è il nervo ottico sulla spalla. Sai che ci sono delle ripercussioni gravissime. E allora, Eritrea, dai. Ho preso anche il colpo di frusta. Il colpo di frusta, colpo ho preso di frusta. Anche. Si riporto al circo allora col colpo di frusta. Ma dai. Non vedo più niente. Vedo solo puntini. Sì. Addio. Vedo solo puntini. Puntini. Ecco, bravo, unisci i puntini. E viene fuori quello che sei, stronzo. Storti. Sì, no. Attento te. Un po' vedi. Lei si sta mettendo in una brutta situazione, ha capito? Abbiamo fatto la revisione di questo motociclo? Certo. Certo, non ne sarei così sicuro, non vedo il bollino blu. Ma non è mica una banana. Complimenti, sa che lei fa molto ridere? Lei è un tipo ilare e la sua ironia sa dove se la deve ficcare, no? Nel frattempo mi dia le chiavi perché ci sono gli estremi per il sequestro della moto. Dai, far andare le manine, dai, mi dia le chiavi. Mamma mia, come ma che situazione, quel deficiente lì. Non mi dica che queste... Sì, sono le palle del gatto, le ho fatte mummificare perché c'ero affezionato. Deve vedere il gatto se le lecca ancora, fa... Poi si accorge che non ci sono e fa una faccia tutta... Sto pensando di riattaccargliele per dargli fiducia. Sto pensando invece che lei avrà bisogno di un ottimo avvocato per tirarla fuori dai guai dove si è cacciata. Ma non ho fatto niente. No, perché lei non rispetta le regole. Allora, in più prende... Ha visto? Guarda, il casco! Il casco! Non si può andare in giro così, ti devo dare la multa! Ma che multa? Mi ha fregato la moto! Yeah.
senti che aria pulita. Respira a pieni polmoni. Che vista che c'è, eh? Siamo in alto. Altissimo, altro che. Senti, ma quello là è il Duomo di Milano? Pensa che l'aria è così pulita che quello è il Duomo di Pavia. Ma dai. Quindi quella dietro non è la montagnetta di San Siro? No, è l'Etna. L'Etna! Che tersitudine che c'è oggi. C'è una giornata così ogni 100 anni, pensa. Sì, ci e credo. Noi siamo capitati proprio in una giornata, cavolo, così fantastica. Profondissimo, siamo alti. Alti. Sono 30 piani. 30 piani. 30 piani quanto sono in misura? 30 piani sono 100 foot. 100 foot? Sì. E 100 foot quanto sono più o meno? 100 foot sono più o meno 20 yard. 20 yard. E in metri non si può misurare? Se facciamo la staffetta 4x4 misuravamo in metri, siccome stiamo facendo jumping si misura in foot, massimo in yard. E come facciamo a calcolare la lunghezza della corda? La corda è già preconfezionata a 100 foot. E già così se mi leggo alla fine sono sicuro di spiaccicarmi al suolo. 100, pam! Te l'avrei chiesto, tu quanti foot sei alto? Non lo so, quant'è un foot? Ogni foot è così. Così? Sei più o meno, sei foot. Okay. E questi non sono più usufruibili. Ah, si fa così? Si fa così. Ah. E vabbè, ma scusa, la corda è elastica, anche se manca 6 foot, mi leggo lì, pam, mi spiace con lo stesso. Parli però troppo, te l'avrei chiesto io. Quanto pesi, quante libbre sei? Libbre? In chili non ci si può pesare. Non stiamo facendo sollevamento pesi, stiamo facendo jumping, si misura in libbre. E non mi sono mai misurato in libbre. Ogni oncia del tuo corpo, quant'è? Saranno 2 sacchi di grano. Ma che cosa c'entra? Ma l'ho detto per dire. Sempre. Allora, ti vengo incontro, proprio perché mi sto annoiando a parlare con te. Tu quanti metri quadri sei? Sono 2 metri quadri più o meno. E quanto fai al metro quadro? 7-8 mila euro, non in di più. Pounds. Ma lo dico per dire, ma che misure sono queste? Dai! Sono misure nazionali. E tra l'altro... è legale tutto sto ambaradan qua? Puoi dormire su 2 guanciali? Non è legale, non è legale! Da sempre! Ma porca vacca, non è... La polizia ci ha già beccato, hai visto? Porca miseria, così... evita di stendere i panni! Stendere parlo i panni! Parlo io, tu stai zitto, avanti! Ma non ci crederanno mai! Non dire niente, tu parlo io! Avanti! E che? Stiamo stendendo i panni! Oh, che fatica! Federico! Federico! Peppino! Peppino! Lo conosci? Addio. Cosa c'è? Ciao Federico. Ciao, sono Giovanni. Federico. Ma Peppino, cosa fai qui? Ho fatto 30 piani a piedi. È dura, certo. È dura, porca troia, se è dura. Certo, ma... Ma perché non mettete l'ascensore? Non sono l'amministratore di condominio. Ah, non sei tu l'amministratore? No. Federico. Giovanni, ciao. Devi stare a casa. Non ho capito, ma a casa mi annoiavo. Ho capito, ma c'era tutto quello che ti serviva. C'era tutto, ho finito il vino, sono venuto via. Ma se ti ho lasciato 3 bottiglioni? 3 bottiglioni in una giornata van via, Porco. La noia è dura da combattere. È dura, certo. Federico! Giovanni! Gli schiuma come un lupo, Questo qua è il nonno che mi ha andato in affido. Non in affido? Sì, ho firmato un banchetto, pensavo per le primarie, invece era per avere il nonno in affido. Ma com'è? Dà fastidio? Si può... No, è bravo, mangia, beve come un lupo. Non interessa. Scorreggia come una locomotiva. E poi cosa c'ha? C'ha una punta d'Alzheimer e una malattia che non mi ricordo. Boh, una malattia che non... Aspetta, nonno, attenzione, è pericoloso, non c'è il parapetto. Stai attento. Sono 30 piani. Sì, è bello profondo, bello profondo, sì. Porca troia, saranno 100 foot, Porca vacca, ragazzi. Bestia, Fate quei palazzi. 100 foot, tipo? 20 yard. 20 yard. 1318 inch. Questo non la sapevo neanche io. Federico. Giovanni, senti, presento un mio amico. Ah. Salutalo, sennò poi gli girano le... Dai. Questo è Aldo. Peppino. Come la va? Come la va? Come la va? Come la va? Poverino, che brutta malattia che c'ha!
La brutta malattia è che è abituato a parlare con le galline, gli parla così e loro come? Capiscono. Come? Digli qualcosa come? Di carino, dai, si incazza se no. Perché non ti sei preso un cane? Vabbè, ma almeno lui domenica lo do indietro. Beh, un cane lo puoi abbandonare in autostrada, è molto più semplice. Ma anche lui l'ho abbandonato in autostrada, vicino a Rovigo. Solo che è tornato a Milano prima di me, non so come ha fatto. E io sono andato forte, Un mito. Prova a chiedergli come ha fatto. Peppino! Normale. Un mito. Come... hai fatto a tornare indietro da a Milano? Ti sei messo in lista per un trapianto? Guarda, purtroppo gliel'abbiamo già fatto, non c'è stato niente da fare. Sì. No, non ha attecchito. Non ha attecchito, è andato a finire così. Ma sei il suo assistente sociale, tu? Adesso chiederò la pensione perché certo. L'accompagnamento. Ma dove hai imparato il mimo? Non lo so io. Che c'entra? È per farmi capire. Per farmi capire, fai tutte quelle cose lì. Digli qualcosa di carino, normale, dai. Sembri un gabbiano che va a morire, è lì così. Normale. Sei in bagno adesso? Peppino! Oh! Come la va la famiglia? Ma sei in affido, non ce l'ha la famiglia, no? Ma sei deficiente! Ma, no! Bisogna parlare della guerra! Se parli della guerra, lui. Nonno, il cazzo nelle le trincee! 1915-1918! Prima guerra mondiale, l'ho fatta tutta! Ah, sì? Sono stato là fino al 19. Come mai? È perché mi piace sparare, così. Austriaci, tedeschi, biondini di merda. Pam, pam. Mi passava il tempo, Certo. Sì, la noia è dura. Bere e sparare alla gente, è bello. Poi sì. Ho fatto la seconda guerra mondiale. Anche quella è fatta completa. Poi ho fatto le guerre puniche. Le guerre puniche. Ho fatto anche le crociate. Ho fatto la seconda e la quarta. La terza mi ha scartato perché? Perché avevo una punta di diabete, porca troia, che dispiacere. Lì c'era da dare di quelle legnate. Certo. Peppino, ma hai conosciuto anche Napoleone? Era in classe con me Napoleone. Era un somaro che mi ciulava i compiti. Abbiamo fatto insieme la battaglia di Waterloo. Di Solferino e di Magenta. Magenta. Questa è la battaglia di Magenta. Tutti i prodi cavalier. Con un piede, con una mano. Questa è la battaglia di Magenta. I prodi cavalier. Con due piedi, con due mani. Questa è la battaglia di Magenta. Tutti i prodi cavalier. Con due piedi, con due mani, senza testa. Questa è la battaglia di Magenta. Con due piedi, con due mani, senza testa, senza tronco. Questa è la battaglia. Senza tronco non si può fare, come fai? Vai. Questo. Senza testa, buono. E che fai? Testa, ora c'è? Non c'è. Ma tronco, c'è sempre. Neanche con le staminali lo salviamo quello lì. Purtroppo. Ma è un meridionale? Sì. E dillo subito, porca troia! Certo. Ma dobbiamo stare alleati per forza con quello lì. Sì, siamo nella stessa coalizione. Ma possiamo fare la devolution? No, stiamo così. Stiamo così. Dai, digli qualcosa di carino, vero, dai, porco Giuda, se no. Ma vero, su. Ma io ci tento, ma non ci riesco. Ma poi se no ce l'abbiamo lì. Non lo penso. Peppino! Chissà quante ne hai da raccontare ai tuoi nipoti. Ma allora sei deficiente. Se non hai famiglia non hai nipoti. Cambia argomento. Un altro argomento, dai. Peppino, non fare così, ti prego. Scusami, se puoi. Che squadra tieni? Ma tieni all'Inter. Non ci si può promuovere.
Senti, abbiamo bisogno di una sentinella, eh? Vuoi fare la sentinella? Soltanto per noi? Peppino, presente. No, male, la guardia. Faccio la guardia. Sì, qua, in questa faccio zona. Faccio la guardia al quartier generale. Bravo. E non passa nessuno, eh? No, non deve passare. Al di là del Tigri e dell'Eufrate non passa nessuno. Tigre e Eufrate. Se arriva un assiro, un babilonese, chi sei? Assiro? Pam! È andato indietro da bestia, eh? Assiri, babilonese. Vabbè. Voglio dire, poi come fa a passare di qua un assiro o un babilonese? Volando, siamo in alto. Cioè, oh, non ci sono più da 2000 anni, tu pensi volando. Vabbè. Comunque adesso ci pesiamo le libbre, eh? Allora, la bilancia delle libre? Libre. Tranquillo, che fai? Allora, le libre si fa così: io faccio la tara e tu fai il pesonetto, vieni. Io ci credo poco. Peppino, guarda quante libre è! 128 libre, eh? 14 galloni. Limite. Aspetta, mi sono anche su di peso. Maria, Peppino! Oddio. Ma c'è il peso specifico di una palla di cannone! Incredibile! Non mai pesi così tanto. C'ho il corpo svariate pallottole del nemico. Ma dai, sì. È rimasto dentro il corpo. Sì. C'è in corpo anche una baionetta. Una baionetta. Non le dico dove me l'hanno infilata. No, posso immaginarlo. Guarda, si è capito benissimo. Ci sono tanti posti. Sì, mi sono immolato per il reggimento. Vabbè. Quel giorno lì ho pianto. Ci credo. Tutti lì la baionetta. Ma hanno preso in quattro, mi hanno divaricato. Sì, grazie! Peppino! E faccio la cronostoria allora. E che? Tra quattro fenici di merda che se li incontro, pam! Fenicità? No, dico, felicità per... cioè, napoletano... Ma le spieghi anche le cagate che dici? Senti, piuttosto, adesso noi facciamo tipo paracadutismo. E allora vengo anch'io. Come no, dai, Sono istruttore graduato dei paracadutisti. Ma quando mai l'hai fatto? 1945, ore 9 del mattino. Dove? Sbarco in Normandia. Ma solo gli americani. Sono americano, Sei americano? Di indole. Magari. Un americano così piccolo? Sono dell'Illinois. Sei illipuziano? Allora, io vado su. Voi mettetevi d'accordo se arriva qualcuno, che cosa dire, eh? Tanto io vado su. Guarda che c'hai i piedi nel bagno dell'Eufrate, vieni qua. Allora, ascoltami. Allora, quella è la capanna dello zio Tom. E qui c'è tra il Tigri e l'Eufrate, devi stare attento che non entra nessuno. Nel caso entra qualcuno, chiedi la parola d'ordine. Password. No, la decidiamo insieme, non è che la devi decidere da sola. Per esempio, la parola d'ordine... Password. La parola d'ordine è... Password. Ah, vaffanculo, la decido io e basta, che? La deve decidere lui, e non ho capito. Sta parola che? È terrone ignorante, Attento! Peppino! Ho visto un etrusco! Ma che etrusco? Ma no! Ma no! Chiedo scusa! Peppino! Sì? C'era il tappino prima nel bastone? Certamente! Ho paura a chiederlo! E che fine ha fatto? Inside your body! Non so l'inglese, ma credo di aver capito! Certo! C'è! Se mi muovo con cautela non lo sento, ma se mi muovo shakerando lo sento. Senti, è qui che ci si butta? Sì. Ma scusa, c'è un terrazzo sotto. Bisogna bypassarlo il terrazzo. Cioè, non è già abbastanza pericoloso buttarsi giù dritti? Allora, tu bypassi. E arrivi fino in fondo. In fondo c'è una moto. E sulla moto ci ho messo un pupazzo. Sì. Questo pupazzo, se tu lo prendi, sei un professionista. Lo capisci quello che sto dicendo? Lì, proprio dove c'è la moto. Dove c'è la... Porco Giuda! È caduto! Uno di meno! Ma come uno di meno? Ma sì! Non lo vedo! Se ne frega! Non lo vedo più! Parola d'ordine! Ma fanculo! Contento! Meno male, ti sei salvato! Ma perché grazie a Dio non ho bypassato il balcone! Meno e c'erano i panni stessi della signora che mi hanno attutito la caduta! Meno e male! E mi sono salvato! Mamma mia, meno male. Ma come l'ho vista brutta, tu non hai ci idea. Credo. Attento! Ho visto lo strogoto! Lì hai azzeccato, sì. E poi ho ripreso il tappino! Bravo!
Allora, ci siamo intesi, eh? Va bene. Girati. Dai. Allora, forza della natura? A noi! Noi! Al mio tre ti butti, al tranquillamente. Al tuo tre mi butti. Uno. Sgombra la mente. Devo fare un salto. Beh, sì. Due, sgombra la mente. Sgombra la mente. Tre! Fermati! Cosa c'è? Santo Dio! Ma non l'aveva messo la corda! È un ugonotto, non fidarti! Ma che ugonotto? Ma non l'avevi messo la corda! E vabbè, è successo niente, perché mi guardi con quegli occhi? Un miracolo è successo! Avevamo bisogno di un miracolo, non l'abbiamo avuto, allora... Se ne abbiamo bisogno due, sono spacciato! Uno ce ne serviva! Speriamo! Eh sì, è così, te lo dico io, lo sentivo! E poi tu quante volte l'hai fatto? L'ho visto fare un sacco di volte! L'ha visto fare, non l'ho mai fatto! Vabbè... Adesso mi butto qua che è un po' più giù, Va bene, stai attento alle pari stesse. Sì, stai attento allora. Uno. Due, tre! Si è buttato! Si è buttato! Ha saltato un balcone! Ma devi vedere la gente come è rimasta lì, sta salendo, ecco qua! L'ho preso! Ho preso il bambolotto! Ma vai! Al primo colpo! Che miseria, bravissimo! Ma neanche un professionista ci riesce! Ho preso un vaso di fiori per te! Maria! Cosa vi dice? Oddio! Sai quando uno nasce per uno sport, lui è nato per questo sport. Questo qui è un paracadutista nato. Guarda! Infilagli la mano in gola e prendi i soldi! Ma beccato da bestia! Le gazzelate sono fedenti, oh! Ma che bravissimo! Senti, sono passato da scuola, già che c'ero ritirato tua figlia, era lì a aspettarti. Ma mia figlia è a casa con l'influenza, quella non è mia figlia. Ma vaffanculo, va! Ha usato la parola d'ordine! La parola d'ordine! Password! No! Password! Sei antipatico! Aiuto! Tu sei antipatico! Qui! Uno, due, tre! Bravo Federico! Bravo Federico! Ma com'è? E com'è? A un certo punto mi stavo spiaccicando proprio al suolo. Fortunatamente uno per andare in cantina ha sollevato una grata e mi sono infilato dentro. Allora erano due miracoli. Però sei stato un grande. Ma sai che bambolotto al primo colpo non l'ha mai preso nessuno? Sì, mi è arrivato in faccia, per forza l'ho preso. Ma ti sei allungato di una span, di un foot. Sì, perché ti ha proprio la distensione. Viva la Repubblica Cisalpina! Viva l'Inter! Ma soprattutto, a passo la Juve! No, si è legato, ce l'ho visto io che si è legato. Ma non ha il corpetto, ho capito, se me lo dicevo, glielo facevo fare, non è che io gli proibivo. Poi sì, ma non torna su. E anche questo è vero. E prova a controllare. È molle? È molle, è leggera. Adesso quando arriva il messo, cosa gli do io, il bambolotto? Che cosa abbiamo combinato? Ecco qual era l'altra malattia che non mi ricordavo. Osteoporosi. Pronto, polizia? Carabinieri? Vabbè, uguale, scusi, non si arrabbi, Respiri, Si aiuti col diaframma. Apra tutti i suoi chakra, Beh, comunque, agente, io devo proprio denunciare dei fatti molto gravi che stanno accadendo nel mio quartiere. Buoni? Stamattina sono uscita per fare yoga, mi sono fermata ad un bancomat, ma non ho potuto prelevare perché è arrivata una gazza, che era anche ladra, e ha rubato tutti i soldi del signore che maleducatamente mi è passato davanti. Un certo Stramaroni. In verità, agente, era Mago Merlino. E mi voleva fare vedere la bacchetta. Buoni? Ma non basta. Giro l'angolo e mi trovo davanti una scena veramente inquietante. Agente, un signore in sedia a rotelle, a motore, faceva una gara pericolosissima, sa, di quelle clandestine, con un signore in lambrettina azzurra, senza casco e senza capelli, poverino. Sta buono, pirla? Ma no, ma scusi, ma non ce l'ho con lei, ma mi faccia dire, Poi mi trovo davanti a un palazzo di ben 30 piani, Un vecchiettino, 100 foot, no? 20 yard, to. Un vecchiettino, le dicevo, si è legato per una gambetta e faceva su e giù, tutto contento, su e giù. Come dice, scusi?
No, non assumo nessuna sostanza, no? Come? Va a cacare? E no, è perché non ho il giardino. Ma vai, Ella. Papà, puoi fare più piano, a succhiare col brodo. Graziella, passami il vino, su. Graziella, fai andare le manine, passami il vino. Oh, Mario, ti alzi il culo e te lo prendi, non sono la tua serva, capito? Chi è che porta a casa i soldi qui? Chi è che porta a casa i soldi? Papà, diglielo tu chi se non è per la mia pensione voi mangiate pane e sputo, un po' di rispetto, Mario, pure per mia figlia, capito? Via, papà, ma che è sto gatto che si infila sotto le sottane, ma che c'ha un comportamento... Avete sentito anche voi quello che ho sentito io? Che cosa? Il terremoto! Il terremoto! Il terremoto! Il terremoto! Metaforica. Meno male. Mario, ci sei? Ci sono. Sei sgraffiato. No, niente, è andato tutto bene. Graziella, Mario. Che brutto cornuto, Mario, sono contento di vederti vivo. Anch'io. Papà, stai tranquillo. Meno male. È passato tutto. Ora stiamo qui all'addiaccio. Tutta la notte all'addiaccio. Purtroppo. Siediti, stai qua tranquillo. Non è consigliabile entrare in casa. Graziella, c'ho freddo. Che ci posso fare? E c'ho freddo, va bene. Mario. Dovresti entrare in casa. Ma sei matta? Appena entri sul divano c'è un plaid fatto all'uncinetto. Ma no, ma aspettiamo la protezione civile. Adesso arriva, gli porta lo Stato non ci aiuta. Come non ci aiuta? Sì. Avanti, la protezione civile. Quando mai? Aspettiamo la protezione civile del terremoto del 911. Arriverà quella del 911. Non fare così, Mario, se non lo puoi fare, non lo fare. Non vedi che freddo che c'ho? Guarda come te lo freddo, Mario. Mamma mia, Mario, ma non posso. Ma un momento, ti rimaneva che ti forzo. Ma come non è che ti fa? Oddio, è andato! Oddio! 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 Mario! Oddio! Mario! Mamma mia! Maria! Ma che ho combinato? Maria! Oddio! Il fantasma di Mario! Ma che è il fantasma di Mario? Sono Mario! Ah, ce l'hai fatta! E ce l'ho fatta per un velo! Coperta dal... Papà, avanti! Mario, ma non era questa, quella di cashmere volevo. Ti scaldo a legnate, ti scaldo. Accontentati di questo. Non sono contento di non c'è più freddo. Graziella. Mario, Graziella. Come tremo. Se tremo io, non tu. Graziella. Che c'è? Oddio, papà, l'infarto. Ma che cosa? Stai fermo. Fermo, no. Oh, papà. Cosa c'è? Papà. No, non è un infarto. Sei ingozzato. Schiaccialo così. Tienilo così. Stira. Tira! No! Cosa c'è? C'è una vertebra storta! Aspetta, stai fermo! Eccolo lì! Boh! Papà, come ti senti? A posto? Pezzo di cornuto, c'ho sete! Di sete! Non devo parlare! Mi sei agitato tanto! C'è lì l'acqua! C'è l'acqua lì! Prendo l'acqua, su! Maria! Maria! Sembra sempre che l'acqua fa male, Mario. Se vivi per miracolo. Che sete che c'è. Che sete? Cosa vuoi? Vuoi un punte mese? No. Un rosolio? No. Un cordiale? Un antico? No. Un anice? No. Ma che male rispondi? Che cosa vuoi? Un mapo. Ma perché ora mapo? Per piacere, Mario. Ora che l'ha detto, mi è venuto voglia anche me di mapo. Mario, ma sono in casa, pigli la bottiglia di mapo. Ho rischiato la vita prima. Lo so, Mario. Lo sai che io sono innamorato di te da sempre, da quando ti ho visto a Milano, sì. Che mi hai rifatto assaggiare il tuo salame al cioccolato. Ma sì, sono tempi passati quelli lì. Avanti, Mario. Sembri mia nonna adesso. Mario. Avanti, Mario. È nel frigorifero. Ma dai, nel frigorifero. Ma ho rischiato la vita! Ma non possiamo fare a meno di mappo all'ardiaccio siamo, almeno ci scaldiamo un po'! Io
Ma non ti posso, ci vengo apposta da su. È andato. Speriamo bene. Ma lì, povero Mario. Oddio. Oddio. E l'ho mandata io. Perché io ti sono nato, ho fatto questo? Oddio, Mario! 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 Mario, ma perché portate il frigorifero? Mapo. Perché non si apriva la porta, non si apriva! Come non si apre la porta? Papà! Come si apre la porta? Come Fabrice? Ma se la apriva io! Non si apre! Lo stiamo ammazzando, sto povero! Indietro! Indietro ti apro! È certo che sto indietro! Mapo, dov'è qua? Eccolo qui, mapo! E dammi sto mapo dalla minchia! Rischiato la vita! Fammi studiare anche a me che è venuto! Mi faccio coraggio anche. Dammelo anche a me, è venuto una scelta. Ma che fa, bevi a canna? Fa schifo, scusa. Bevi a canna la saliva di papà. Almeno papà è mio padre. Io sono il tuo marito. Ma ti hai sentito? Che c'è? Questo è il nostro telefono. Hai pazienza. Mario! E può essere l'assicurazione che ci vuole pignorare la casa. Tanto è andata giù, non è che stiamo lì tanto. Mario! Può essere Assuntina che vuole sapere come stiamo, perché ha sentito anche le tremoto. È tutto preoccupata Assuntina. Ma chi se ne frega, cioè ha rischiato la vita. Ma che cosa abbiamo fatto per stare in pensiero alle persone? Ma non posso andare su. Se non ci vuoi andare non ci andare. Ma grazie. Addio, l'ho mandato. Povero Mario, l'hai mandato. Che cosa è successo? Che bravo uomo che è quello. Mario. Pronto? 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 Ah Mario, ho fatto partire io la chiamata, scusami tanto. Ma come hai fatto partire tu? Sono qui, rischio la vita. Lo so. Mario, perdonami tanto. Ascolta, visto che scendi con qualcosa di prezioso però. Non scendere a mani vuote. Metti giù. Avanti, scendi veloce. Oddio! I capelli, Maria! Maria! Va bene ciò che finisce bene. Che paura! Maria! Oh! Mario! 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 Ti faccio strada! Mario, seguimi. Vieni qua, aiutatemi! Vieni qua! Sfaticato, vieni qua! Sfaticato. Voglio passare di qua! Vieni qua! Mario, dai Maria. Che ti aiuto! Che sei un pulentino sfaticato! Ecco cosa sei! Bravo Mario! Bravo Mario! Ma noi non l'abbiamo mai avuto un pianoforte, da dove l'hai preso? Lo so, mi è crollata la parete di fianco, era quella dei vicini, la cosa più bella che c'era. Ti potevi prendere anche il lavastoviglie. E non è che sono uno sciacallo. Che caravi. Mamma mia, che ti suoni qualcosa. Passiamo la notte, ora con la copertina abbiamo la musica. Per me la mia canzone vola. Questa non l'avevo riconosciuta. Mamma, senti che voce che c'è, mamma. Tu sei per me, tu sarai la sola. Quando ti voglio bene. E queste parole d'amore. Oddio! Se non ti piace non c'è bisogno che fai sti versi. Le gambe. Oddio! Abbiamo dimenticato! Che cosa? Il televisore? No! Il gatto abbiamo dimenticato! No! Il servizio del Capodimonte? No! E che cosa abbiamo dimenticato? Che cosa? La bambina! Ma, comandante, ma cosa sta succedendo? Perché non si vede più niente? Abbiamo perso il segnale, comandante! Ma me lo dica lei, Flander! È lei il robot preposto al collegamento! Ci deve essere un contatto, è colpa mia! È la mia delusione! Quanto mi piacerebbe spegnerlo, sta testa di latta! No! Comandante, cosa ho c'è? Una buona notizia per lei! Oh, era ora! Dopo ore di intenso e duro lavoro, sono riuscito a craccare il software! Siamo in grado di risalire sull'Enterprise! Bravo, Flander! Attenzione, attivata manovra, recupero equipaggio! Prepariamoci al rientro, ma prima lanciamo un saluto a queste forme di vita semisenzienti. Basta!
Allora, Flander, come hanno reagito le creature? Glielo dico subito, comandante. Sì, certo, certo. Basta! Verrà abolito questo saluto! E peccato! E peccato no! Flander, cosa è successo? È andato a puttana il software! Ma, allora, Irina! Da dare! Non da tenere! Io ho dispiaciuto come... Ma basta! Piuttosto salutiamo queste creature semisenzienti col nostro tipico saluto terrestre. Ciao. Bene. Possiamo comandante, andare. Le ricordo che la Convenzione Intergalattica di Kyoto ci obbliga a lasciare un segno del nostro passaggio a ogni pianeta che visitiamo. La Convenzione di Kyoto. Ma comandante, Kyoto scaccia Kyoto. Perché non lasciamo qua il primo ufficiale in pasto alle creature? Comandante. Sì. Vorrei essere io a lasciare un segno del nostro passaggio a questi alieni. Che non sia in forma gassosa. Comandante, mi dà il permesso? Sì, vada. Poi partiamo. Flander, manda alla base. Cosa? Questa storia. Cos'è Flander? And now, cosa sta succedendo? The hand is near. I saw a face. Ma cosa sta... File cotton. Primo ufficiale, venga subito qui. And to the weak. Primo ufficiale. I was sick. I will remember. Non vada tra gli alieni. Qui, subito. Just lies. I got a few. Charles Lavinus Loves. Primo ufficiale. Hi everybody. Non si mischi con gli alieni. And more. Much state more lontani. Than this state I lontani. Do Pilot! Si è lanciato sulle alieni. Pray great is no. Primo ufficiale, torni for qui. For life you will grow. Torni subito qui. For primo, this life. Primo ufficiale, I'm alive. You simple no. Primo ufficiale, you gonna fly. Show you was life I gonna fall I did my Fabrizio, manda la proiezione. Giochiamo in mezzo alla strada. Vuoi un cinar?
Speriamo che non ci investano. Il logorio della vita moderna. Cinare. Alla fine? Io faccio così con gli applausi, tutti applaudono quando smetto. Stiamo cadendo adesso. Tu non vedi, ma stiamo cadendo a testa sotto nella strada. Neanche l'uomo ragno. Non ci ricorderemo un cazzo, ma per questo che farà ridere sto pezzo. Forse. Stiamo cadendo adesso. Ci da... sono 45 30... minuti di filmato e poi 2 minuti di sketch. Scarsi. Scarsi. Sbagliati anche. Minchia, Giovanni Cannottiera, sei veramente... Siamo a casa. Chip. Scusate. Porca troia, avevo appena cominciato. Non si ricorda la battuta. Chip. Ho detto chip. Mi ha fatto ridere un casino, chip. Cazzo. Oh, dico chip e lo faccio ridere, eh. Ricominciamo da capo. Che Dio ce la mandi buona. Perché... mi sa che non ne usciamo, Giacomino. Ok, sono buona. Quando volete. Chi cazzo è quello? Da dove ha parlato? È la guardia giurata. Vabbè. Vabbè, cominciamo da adesso. Aspetta, mi è venuto il labbro leporino che adesso. Chip. Vabbè, la tiriamo via. Che cazzo dico? Briscola! Se è poker, se è poker, cazzo! Ma porca vacca. Arturo, la facciamo domani questo, non ne usciamo. Possiamo mandare questo. Arturo, fai un pezzo tu. Fai un pezzo, Arturo. Arturo Bracchetti, signori. Arturo Bracchetti. È da ridere. Sarà l'ora tarda, che ne so io. Sarà la canottiera, non lo so, ma ha detto qual è il problema. È scemo. Se dai, va, è passato. Vabbè, dai, dai, okay. Dai. Vuoi star qui, Arturo? Vuoi star qui sotto il tavolo? Ok. Non ha detto un cazzo, però fa finta di parlare. Dai. Chip. Porca puttana. Ma perché? Fanculo. Ma perché? Dico un'altra parola. Non lo so. Ti vedo anche se ti giri di là, mi fa ridere la nuca anche. 10 minuti di pausa. Dai, passate, dai, passate, dai, passate. Dai, che andate. Passate. Chip. 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 Ma tu hai lasciato? No, ho cambiato 2 carte. Ma se hai detto prima vado? Vado a cambiare 2 carte. Mi sembra di averlo accompagnato, eh? Vabbè, dai. Che caldo che fa. Vuoi un po' di champagne? Volentieri. Il champagne è? Champagne tetrapack dell'82. Mannata migliore. Il modello base, vuoi? E magari lo bevo dopo. Vabbè, Tu? No, io no, grazie. Però fa un caldo bestia. Lo so, perché di lì si è rotto il calorifero e va sempre.